Ci sono degli ospiti d'onore, chiaramente c'è il maestro Antonio Gerardo De Rico, un grande poeta e scrittore al quale rivolgiamo un grande applauso. Lui ha scritto biografie per i personaggi importanti, dopo ci racconterà. C'è il maestro di musica Massimo Della Bianca, un grande musicista, fenomenale musicista, fisarmonicista, titolare di un'orchestra di ballo pensate da oltre 40 anni. C'è l'insegnante e ballerina del Teatro della Scala di Milano, Chiara Borghi, un grande applauso forte. E l'Etoile internazionale, il nostro grandissimo maestro Raffaele Paganini, appena presentato poc'anzi. Qui sul palco con me, prima di iniziare, vorrei un grande, e non per statura, ma lo sarebbe lo stesso, signori, il grandissimo Dario Lanfranchi. Fate un applauso forte a una persona che ha sempre messo il suo nel sociale, soprattutto per aggregare talenti e soprattutto della zona. È sempre stato a favore di tutti, è un amico. Lo so che non volevi questa presentazione, volevi una cosa molto più semplice, ma io devo farla per forza perché me lo sento di dirlo. Signori, applauso per Dario Lanfranchi. Lungo la strada in salita. A una certa età il clamore rende indifferenti. C'è un vento che scuote le porte di case chiuse come tombe di una città in cui non c'è mai senso. Camminiamo senza soste perché la vita ci conduce allo sbaraglio, verso sentieri che abbiamo conosciuto e smarrito, dimenticandoci di tutto. Quante volte mi sono chiesto se ti ricordi di me, di quei baci che non ci siamo mai dati, mentre una voce scioccamente si fa tremula di pianto per una debolezza, per una nostalgia. Come diventiamo piccoli a una certa età, quando tutto fugge via e si prova a chiudere gli occhi per ritrovare quella vita che ci ha traditi nei suoi girotondi da bambini che sembravano dovessero finire mai. C'è un silenzio irreale tutto intorno, un voto grave che annuncia la fine, come l'ultimo giro di un valzer. Signore e signori, Massimo Della Bianca, un grande applauso!